Museo Cavuriano viene presentato in anteprima alla stampa dalla professoressa Maria Avetta, segretaria della Fondazione Cavour. È eretto sulle antiche dipendenze del castello che fu una delle dimore preferite dal grande statista piemontese. E attraverso interessanti documenti iconografici e preziosi cimeli illustra la famiglia, il pensiero e l'azione del conte Camillo Benso di Cavour. Il Po ospita quest'anno gli armi delle antiche repubbliche marinare. 100.000 torinesi assiepati lungo i viali del Valentino e lungo i murazzi del fiume assistono alla regata storica che si era sempre svolta sul mare. Genova, Venezia, Amalfi e Pisa hanno inviato a Torino le loro favolose imbarcazioni, splendido omaggio a Italia 61. L'Armo di Genova taglia per primo il traguardo dopo 2 chilometri di gara combattutissima. Gli amalfitani hanno conquistato il secondo posto. Ai nipoti di Flavio Gioia quest'anno è mancata la gioia della vittoria. Si conclude il secondo festival internazionale del film industriale. Il gran premio del CIFET, destinato alla migliore selezione nazionale, è assegnato alla Francia. Il premio della CGIL è vinto dall'Italia con il film Un metro è lungo 5. La giuria, avendo constatato che il film industriale ha ormai raggiunto una sua maturità, ne ha auspicato una ancora più ampia diffusione. Al dottor Pestelli viene consegnato il premio Italia 61 per il Circarama. Inaugurato a Torino un servizio di elicotteri. L'Alitalia provvede a completare il servizio per mezzo dei suoi aerei. Da Torino a Milano sull'elicottero. 6 posti, 16 corse giornaliere. È senza dubbio il più suggestivo dei mezzi di trasporto. Ci dà l'impressione di stare sulla terrazza di casa mentre sotto di noi il panorama si snoda dolcemente.